La nuova normalità sarà una normalità di una presenza diversa dal passato, in cui finalmente potremo apprezzare di più la condivisione e la socialità. Sarà una normalità in presenza in cui però useremo tutti gli strumenti, perché non si butta via quello che abbiamo fatto. Faccio un bilancio positivo, perché di fronte ad un'emergenza globale, di fronte a qualcosa che non avevamo mai visto prima, la nostra scuola ha reagito e ha reagito anche con capacità di innovazione. Certo che tutti hanno sofferto, ma hanno sofferto dimostrando la capacità della nostra scuola di innovare, di trovare soluzioni nuove. E in queste soluzioni nuove abbiamo visto anche la capacità dei ragazzi di essere molto responsabili per sé e anche per tutti i propri compagni. Quest'anno è stato introdotto una novità importante, che è quello di un elaborato lungo, complesso, che i nostri ragazzi hanno dovuto concordare fin da marzo con i loro insegnanti, con i consigli di classe. Un elaborato su un tema importante, su cui hanno potuto avere un mese per poter ragionare, scrivere e anche definire un loro pensiero che potesse andare oltre l'esame. Io ho parlato con moltissimi studenti in questi giorni e ho sentito ragazzi molto contenti di questa possibilità, non soltanto di affrontare un tema, di affrontare un tema che li impegnasse profondamente e su cui produrre anche un testo scritto, che poi diventerà la base di un momento importante della loro vita, quando cominceranno a discutere, a difendere le loro idee, quando cominceranno a dibattere, a partire proprio dal loro lavoro. Noi riteniamo che questo sia un elemento importante per un esame che deve essere di maturità, cioè che deve verificare l'intero percorso educativo dei ragazzi. Su questo ragioneremo, vedremo come va, ragioneremo con i presidenti delle commissioni e sentiremo tanti ragazzi. E poi per l'anno prossimo vedremo. Noi abbiamo attuato norme preesistenti, che però mettevano in evidenza che il ragazzo deve poter presentare se stesso, deve poter dimostrare tutte le proprie attività, anche quelle attività fuori dalla scuola. Non si tratta di dare vantaggio a coloro che hanno più mezzi, si tratta anzi di dare vantaggio a coloro che dimostrano a se stessi, prima ancora che ad altri, di avere impegnato attentamente il loro tempo, ad esempio in attività di solidarietà. Questo non sarà motivo di valutazione all'interno dell'esame, ma sarà sicuramente un motivo con cui il ragazzo o la ragazza potrà dimostrare a se stesso e a tutti coloro che ha di fianco e di fronte, da adesso in avanti, la propria persona, che non è fatta soltanto di competenze, ma anche di sensibilità. Nella nostra normativa nazionale le regioni sono responsabili della salute pubblica e quindi come tale hanno deciso di partire da una categoria o dall'altra. Però io devo rilevare una cosa, con la presenza del commissario Figliuolo in tempi, credo di poter dire, non solo ristretti, ma senza confronto in Europa, noi abbiamo vaccinato prima le persone tutte a rischio, gli anziani, e poi progressivamente abbiamo individuato le altre fasce di età. Siamo arrivati alla possibilità di vaccinare i ragazzi di 12 anni e questo io credo sia un grandissimo risultato. L'esame di maturità è da sempre stato un momento fondamentale nella vita delle persone, perché è quel rito di passaggio che segna il passaggio dall'adolescenza alla giovinezza. È un momento che va vissuto in maniera molto intensa, specialmente quest'anno. Quest'anno noi abbiamo affrontato, come dicevamo prima, una sfida che ha preso tutto il mondo. Con molte difficoltà abbiamo progressivamente imparato, cioè fatto nostro, anche l'uso di tecnologie. Abbiamo visto anche il limite delle tecnologie. Abbiamo visto anche in quest'epoca che sembrava tutta all'insegna semplicemente della distanza quanto sia necessaria la presenza. Ecco, i ragazzi vivono con grande intensità questo momento
è un momento che rimarrà nella loro storia personale e rimarrà anche, io credo, nella storia di questo paese. Se ne sentono protagonisti a pieno titolo e fino in fondo. Io non vorrei tornare alla normalità preesistente. Le cose sono accadute, le cose accadono, non si torna mai là dove eravamo. Il cammino è le orme, dice un grande poeta spagnolo. Io mi volto indietro e vedo le orme che ho lasciato nel mio cammino, ma so che da quel cammino non passerò più. È da qui in avanti che bisogna lasciare le nuove orme. Le nuove orme sono quelle di una scuola che non deve più lasciare indietro nessuno, di una scuola più inclusiva. Sono quelle di una scuola in cui i ragazzi devono sapere usare in maniera critica tutti gli strumenti, quella in cui loro dominano lo strumento, gli strumenti che abbiamo, e non essere dominati. Una scuola in cui si recupera molto quella cosa che sembrava data e che invece abbiamo sentito soprattutto come una mancanza, cioè il vivere assieme, la socialità e quindi la solidarietà. Io vorrei una nuova normalità, fatta di un paese più conscio di quello che siamo, dei limiti, ma anche delle capacità. Vorrei una scuola che fosse più capace di sentirsi il centro della nostra comunità, non solo della nostra società, ma della nostra comunità nazionale. Vorrei una scuola in cui la sicurezza fosse anche una sicurezza civile, in cui non soltanto la sicurezza dei corpi, ma anche la sicurezza delle persone fosse una sicurezza diffusa e condivisa. Quindi io non mi auguro di tornare alla normalità, mi auguro di costruire una nuova normalità che sia una normalità per tutti, in cui tutti i ragazzi del nostro paese, in qualsiasi posto hanno avuto le loro origini, sentano di avere gli stessi diritti e sentano di diventare anche portatori degli stessi doveri. La nuova normalità sarà una normalità di una presenza diversa dal passato, in cui finalmente potremo apprezzare di più la condivisione e la socialità. Sarà una normalità in presenza in cui però useremo tutti gli strumenti, perché non si butta via quello che abbiamo fatto. A me piacerebbe questo, ad esempio. Mi piacerebbe che nella nuova normalità dei ragazzi di una scuola di Napoli potessero condividere le loro attività con una scuola del Piemonte. Oppure che una scuola di Napoli o di Milano o di Palermo potesse condividere l'attività con una scuola di Düsseldorf, di Praga o di Bratislava. Mi piacerebbe che i nuovi strumenti potessero essere usati con la coscienza e con la capacità di avere nuovi strumenti per cui io so scrivere, e il saper scrivere è importante perché vuol dire che tu hai il controllo della parola, ma so usare anche un video, so usare anche l'immagine, so usare anche il suono, so usare anche la musica. Io credo che noi abbiamo di fronte una grandissima opportunità per il nostro paese. Dimostrare che anche dalla sofferenza si può imparare. Imparare vuol dire non solo apprendere, ma vuol dire apprendere e fare proprio, cioè cambiare noi stessi. Questo è un paese che deve cambiare nel proprio profondo. Il profondo è quello di diventare più orgoglioso di quelli che siamo.